ritroviamo stavolta per festeggiare perché questo bene, grazie al nuovo progetto Casa Glow, è stato riaffidato a Orsa Maggiore. Una grande soddisfazione e anche una vittoria, tutto sommato. Una vittoria della città, della legalità e del lavorare insieme, appunto, qui con Gloriette, tutta la comunità, il Comune di Napoli. Un obiettivo che abbiamo fortemente voluto, non facile, come gli obiettivi complicati, ma questa città ha dimostrato che quando c'è un risultato da raggiungere, un'ottica di trasparenza, correttezza e legalità, noi siamo in prima linea. Oggi è una bella giornata perché consolidiamo un luogo in cui si fanno attività che apprezziamo molto sul piano sociale, culturale, ma anche di quell'economia dal basso che serve a contrastare l'economia criminale. Il problema dell'affidamento dei beni confiscati da parte dello Stato, secondo lei, si può snellire in qualche modo la procedura per favorire l'utilizzo di questi immobili? Sicuro un cambio di passo, ed è per questo che Napoli ha deciso, unitamente a Fondazione per il Sud, con Carlo Borgomeo, di fare un'iniziativa molto forte, di livello nazionale, entro Natale, per rilanciare proprio il tema dei beni confiscati, con alcune nostre proposte, perché secondo me c'è qualcosa che non va a livello nazionale, bisogna snellire, bisogna rendere più efficace il significato e il ruolo dei beni confiscati, se ne può fare un profitto sociale ed economico e culturale molto più forte rispetto ad ora. Noi siamo impegnati in prima linea per migliorarci sia come Comune di Napoli ma anche come città metropolitana. Basta vedere la delibera strategica che abbiamo approvato in giunta comunale qualche mese fa per far comprendere quanto riteniamo importante la restituzione al territorio dei beni sottratti alla criminalità organizzata.